richiesta. E allora io chiedo a questo punto al primo ospite di salire qua a supportare le ragioni del no, è qui con noi Matteo Salvini. Eccolo qua. Con calma, con calma. Ha già preso una camminata romana, eh? Cioè, se fosse a Milano saltava sul palco invece. Matteo Salvini, welcome, benvenuto. Vediamo la felpa, non c'è scritto niente. Vabbè, vabbè. Benvenuto, grazie. Grazie a te. Grazie a Matteo Salvini. Allora Matteo, fa un saluto anche il pianista, che vedi, guarda, è pugliese però, te lo dico perché. Vive a Bologna ma è un infiltrato dei soliti. È l'unico ulivo che è trapiantato al nord. È l'unico ulivo che è durato anche, nel senso. Cioè, vabbè, andiamo avanti. Questa era la cazzata. Poi, scusami, ma io ho questo vizio. Allora, Matteo Salvini, noi abbiamo solo una regola che anticipo sia per te sia per il prossimo ospite. La regola nostra è risposte. Abbiamo dai 30 secondi a un minuto massimo, ma che devono comunque permettere a voi di poter argomentare. E iniziamo con una biografia. E alla fine avrete entrambe un minuto libero per poter fare un invito ai vostri elettori. Le ragioni del no e le ragioni del sì. Andiamo subito. Allora, prima è diciamo la biografia di Salvini. Allora, iniziamo con la prima foto. Prima di cominciare. Salvini, no, non guardare. Questa è una foto, l'hai visto. Cioè, su questo palco come politico, ma in realtà avrebbe voluto fare lo showman un po' come Renzi. Cioè, siete due che avete questa volontà. Allora, qui era il giovanissimo al pranzo e servito. Per coerenza padana indossava un panettone come acconciatura. Domanda seria. Te a Renzi, posso darti del tu? Ci possiamo dare del tu? Vadi. Tu e Renzi avete iniziato nelle TV di Berlusconi. Se non foste entrati in politica, avreste un lavoro o fareste le televendite al posto di Magalli e di Mengacci? Io preferirei vendere solide realtà, non sogni, non quello sogni, là di prima. Roberto Carlino, il mio idolo, numero uno. Non so se è qua, ma io ogni volta che lo vedo mi esalto. Se fosse qua ci avrebbe già querelato, perché l'abbiamo inserito. Allora, andiamo con la foto 2. Eccola qua. Questo è il casting come stuntman di Renato Pozzetto per le scene da duro. La domanda è veloce. Qual è il tuo comico preferito a parte il premier? Bertolino, Pozzetto è il numero uno in Pozzetto assoluto. Quella della forchettata sui Navigli mi dà una forchettata. A te è piaciuto particolarmente? Quella è eccezionale. Perché la dava ragazzo poi di campagna, allora, eccezionale. Numero dava una forchettata. Mi dai una forchettata? Sì, Zac. Che c'era dentro già la tua bontà innata, che viene, è venuto fuori il tuo modo di essere, veramente. La terza foto, andiamo, perché poi abbiamo tante domande. Questo è il casting per un film nordcoreano, che è un colossal Kim Jong un pistola. Domanda, com'è stato confrontarti con una persona così lontana dalla nostra cultura che tra l'altro non parla italiano? E stiamo parlando di Antonio Razzi. Lo sapevo. Questa no, questa è. Com'è stato? Sai che però è simpatico. Kim Jong? No, ma no, chi l'ha visto? Non l'ho visto. Stava allora, chi era? Stava schiacciando i tastini per lanciare i missilini, probabilmente non l'abbiamo beccato. Ma sì, Razzi è simpatico. E lo so perché. Poi è l'opposto di quello che per me è il fare politica, ma è simpaticissimo. Ecco, infatti io gli dico. E secondo me ci fa, non ci è, ci fa. E se ci fa è un grande. Ci fa, E infatti è senatore. Io mi dico, io che cosa devo fare allora? Cioè, niente, cercherò di fare il politico anch'io, perché se lui ci ha preso il posto a noi, cioè, dico, la politica non si deve occupare della comicità, ma deve essere reciproco, cazzo. No? Cioè, vabbè, andiamo avanti. L'ultima foto, poi dopo passiamo alle domande. Questa è una foto famosa. Cioè, io non lo direi mai, questo sembra Scarsi e Natch. Cioè, due. Io voglio capire chi è quello, cioè, a fianco a lui. Cioè. Chi è quello con la cravatta rossa? Quello con la cravatta rossa, chi è? È uno che si è imbucato a un mio comizio. Ecco, allora la storia è vera. Voleva fare la foto a tutti i costi, ascolta, non sapevo chi fosse. Lui adesso, alla fine gliel'ho fatta adesso fare. Ai giochi, lui allora ha detto, io non mi ricordo. Adesso, secondo te, per come è messo che gli farebbero comodo i voti della Lega? Non so quanti leghisti ci sono negli Stati Uniti, ma sai che vince? Sai che diventa presidente degli Stati Uniti? E poi ci ritroviamo. No, scommettiamo 50 centesimi, non di più, guarda, perché questo siete in tanti. Lui l'ha detto. Scommetto 50 centesimi con cada uno, lasciare il nome all'uscita, così poi vi mando le mail. Questo è un impegno che sul ti sei fatto preso. Che Donald Trump diventerà presidente degli Stati Uniti. Probabilmente per molti di voi, per qualcuno di voi sarà un dramma. Matteo. Per altri sarà una boccata d'ossigeno. Per me vince. Matteo, sai che per me lui si sta sfregando i maroni? Dice, porca miseria, l'endorsement di Salvini è finita. Va bene, andiamo adesso alle domande. Ah no, scusami, c'è un'ultima foto, non dimenticavo.
Vogliamo parlarne un attimo. Questo è il casting del nuovo film Ben Hur. Che cos'è questa? Quale ti piace di più delle due? A me quella nella coperta lì, perché mi dà l'idea. Mi sembra la riproduzione del termogen. Una volta c'era quella cosa per far passare gli strappi. Te lo ricordi che c'era quello che correva? Era bellissimo. Era... Cioè, ma tu queste foto le rifaresti? Sì, io adoro ridere di me stesso, mi hanno detto ma c'hai la pancia? E beh, perché qua dentro sono tutti fisicati e lampadati, c'ho la pancia. Ma questo chi se ne frega, viva umanizza. Chi ha la pancia. E quindi e viva chi ha la pancia, la viva la pancia. Questa è una cosa, è uno slogan. Porca puttana, ci ho messo una vita con la nutrizionista per andare fuori da sto tunnel e dice viva la pancia. Va bene, andiamo alle domande, roba seria adesso, andiamo a domande pesanti. Pronti? Mi tenga il tempo cortesemente, maestro, sulle risposte e anche sulle mie domande, non posso essere troppo prolisso. Dunque, sei molto interessato al referendum italiano. Io però ricordo la maglietta. Padania is not Italy. Perché ti occupi così tanto delle vicende di uno Stato straniero? Credi di essere il Papa? Te lo devo chiedere. Bella. Grazie, non è mia, è cultura. Ah, non le scrivi tu? Ma figurati, io, se ti pare, guardami in faccia. Le scrive quello là? Le scrive uno nascosto da dietro, poi ce la prendiamo con lui. Sì, no, ma è bravo. Luca Bottura, uno degli autori, insieme a Massimo Navone. Massimo Navone, regista, Enrico Nocera, così salutiamo tutti, Pina Guida e tutto il Brancaccio. Dimmi pure. Ah, perché c'è una realtà come l'Unione Europea, peraltro sono partito a Strasburgo oggi pomeriggio per avere qua di gran gusto e lo riparto domani mattina alle 6. Sì, ho votato fino alla 1 e domani mattina i Cincur. Tiri la lima, sì, a Strasburgo. E si va. Perché adesso... Scusate, è scaduto il tempo. Scaduto il tempo. Vabbè, però facciamo... Perché finire... adesso? Ho detto perché... No, la risposta è perché adesso. No, perché adesso. Perché adesso? Perché adesso? Perché boh. Allora, perché boh, bravissimo. Scherzi a parte, l'idea di accantonare la Padania ora che c'era un assessore a Roma che vuole il Veneto indipendente, quant'è che vi è venuta? No, in questo momento, in questi anni e nei prossimi anni l'Italia vince o perde tutta insieme da nord a sud, quindi su questo non cambio idea. Bossi mi dice che non capisco un accidente, mi spiace per lui, però io sono convinto del fatto che bisogna mettere insieme le persone per bene da nord a sud, Bertolini compresi. Compreso me? Non compreso so se te, se fai il bravo tiriamo dentro anche te. Ascolta, te, Donald Trump, il maestro, i Pooh. Il maestro me lo dia, i Pooh tutti insieme. E Roberto Carlino soprattutto. E Roberto Carlino, il resto del Carlino anche. Cioè, senti, ma a proposito, i rapporti con Bossi come sono? Tu che rapporto avresti con uno che ti dà del pirla ogni quarto d'ora? Mi succede a casa mia ogni giorno, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Puoi buoni rapporti o buoni rapporti. E quando è che cominci a essere serio? Andiamo avanti. In un minuto di orologio, questa è una domanda seria. Tre ragioni concrete per cui la riforma Renzi non ti piace, possibilmente ancorandole a tre parole chiave, e nessuna delle tre parole deve essere la cassola. Vai. Primo, perché i parlamentari continueranno a essere liberi di cambiare partito senza mollare la poltrona. In questa legislatura in 325 sono stati eletti con un partito e sono passati all'altro partito senza mollare la poltrona, e questo mi fa imbestialire. Se cambi partito, molli la poltrona e ti dimetti e torni a fare il tuo mestiere, perché la politica non deve essere a vita e alla Verdini, per intenderci. Uno a caso. Due, vorrei poter votare sulle scelte dell'Unione Europea, cosa che agli italiani è impedito perché siamo imbecilli. Invece, secondo me, siccome dall'Europa arrivano parecchie scelte discutibili, io vorrei che gli italiani potessero, come tutti gli altri cittadini europei, votare, e invece è impedito a vita agli italiani votare. Terzo, perché il Senato diventa una marmellata di nominati dei consigli regionali. Non so quanti lo sanno, però il nuovo Senato, se passerà questa roba qua, sarà composta da 95 consiglieri regionali eletti regione per regione, e siccome non mi sembra che siano brillati per efficacia questi consiglieri regionali, premiarli con l'elezione al Senato mi sembra una boia. Stop. Nel minuto è stato nel minuto, perfetto. Hai studiato? Cioè tu hai studiato questa cosa? Cazzo, per venire qua mi sono letto il manuale del professor Onida, mi sono letto delle robe, quello di Quagliariello. Quello di Quagliarella, anche, quello della Sampdoria. Tutto, sì, no, forse. No, ma è una cosa... C'erano delle robe che non sapevo neanche tu io. Tu pensa che io e noi eravamo convinti che voi facevate la campagna per il no solo per mandare via Renzi dalle palle. Questa è la mia prima motivazione. Ah, mandare ma a casa Renzi è la mia prima motivazione. Era un retropensiero. Questo assolutamente. Domanda, qual è la legge elettorale che piace a Salvini e alla Lega? Tra l'altro in alcuni casi i vostri elettori se mettono la croce e anche la firma, per cui si rischia di fare confusione nella scheda. Attenzione.
Andiamo avanti, prego. Il maggioritario con i parlamentari eletti collegio per collegio, io mi ricordo che quando li eleggevamo io conoscevo quello di Milano che era eletto nella mia zona e lo andavo a prendere se faceva qualcosa di buono e lo riempivi di legnate. Adesso nessuno sa chi elegge, nessuno sa chi non elegge e con questa legge elettorale rimane così, nessuno sa chi è il suo parlamentare. A me piacerebbe conoscere quello che eleggo. Bene, tornando alla riforma, faccio anche un po' l'avvocato del diavolo, anche se si dice ma non c'è neanche la laurea. Sì, risparmiamo un po' sugli stipendi, un po' su stipendi, vince, chi vince le elezioni decide, sono due cavalli di battaglia della Lega. Non è che i vostri elettori la votano anche se tu indichi il contrario. Ieri Pagnoncelli sul Corriere dice che un leghista su cinque, abbiamo anche eccolo qua la svideata, sondaggio alla mano, voterà sì. Qual è la storia? Cioè non ti ascoltano i tuoi o Pagnoncelli beve? Che c'è anche ma no, fortunatamente la gente ragiona con la sua testa, non è che se Salvini dal teatro Brancaccio lancia il suo appello all'unisono tutti si muovono, fortunatamente c'è qualcuno che dissente, se lo becco lo espello. Comunque la cosa anche bella tu, è una mania proprio, sì, eh? sì fuori. È una mania. La cosa curiosa è che comunque da quando è cominciata la campagna di informazione martellante del sì al referendum a reti unificate Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 33, sì. E quando Renzi spiega quanto è bella la sua riforma crescono i no. Quindi più Renzi spiega quanto è bella la sua riforma, più crescono i no, quindi mi auguro che tornando a casa a mezzanotte conduca lui il TG1 stasera spiegando quanto è bello il sì, così il no guadagna un altro punto. Porca miseria, che aggressività. Cioè, comincia ad avere anche questa pila a Roma, io ci ho messo una vita per venire qua a fare uno spettacolo. Posso togliermi il golf che è un caldo della Madonna? Sì, ma sotto grazie. C'hai qualche ferro con la maglietta. No, c'è scritto Brancaccio sotto? No, no. Per capire, no? Va bene. Allora, io intanto vado con le domande, perché questa presa di tempo qua... Ma che fisico che c'è però Salvini, eh? A fare un cazzo si diventa belli, eh? Va bene. Che infame qua, oi. Cattivo, vabbè, mi hai dato sto tempo. Che quando cantavi Che sarà, mi viene in mente cosa cantavo io in curva del Milan a proposito dell'Inter con Che sarà. Allora, una cosa... Però mi hanno detto, non attaccare l'Inter, che perdi dei voti, anche quelli dell'Inter devono votare no. Allora, tu sei milanista, io sono interista. Lo so. Tu sei... leghista, io no. Siamo di Milano, perché siamo di Milano? Sì. Che cazzo ci facciamo qua a Roma, tutti e due? Cioè, tutti e due qua, che senso abbiamo? Allora, andiamo avanti. Hai appena annunciato la discesa in camper, nel senso che girerai l'Italia a bordo di un camper per convincere la gente a votare. Allora, tu lo sai che se con il camper tu non sarai sempre in movimento, nel momento in cui ti fermi diventi un rom? Perché sei stanziale. Tu devi fare sta campagna. Come la mettiamo? Cosa fai? Non ci avevo pensato. Io te lo dico perché anche tu puoi anche farla buttando i volantini e non fermandoti mai. Devo prendere dei vestiti apposta. Devo prendere delle bottiglie. Spacco bottiglia. Ecco, il camper, posso dirti una cosa? Se è questo qua, lo vediamo, è quello di Renzi. Stai attento, dai un'occhiata ai freni prima di partire. Perché secondo me qualcuno l'ha anche manomesso. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti con una domanda. A proposito di referendum, in Svizzera hanno appena votato per tenere gli stranieri fuori dai maroni, non nel senso di Roberto. Solo che quegli stranieri siamo noi, sono i frontalieri di Varese. Si è sempre più terroni di qualcuno, come diceva De Crescenzo. Questo sì. Però gli svizzeri hanno votato per difendere il lavoro degli svizzeri. Okay. Gli austriaci difendono gli austriaci, gli inglesi hanno votato un referendum per difendere gli inglesi, i francesi difendono i francesi, i danesi difendono i danesi. O sono tutti particolari questi qua i cui governi e i cui cittadini difendono la loro gente, o siamo particolari noi, che dal mio modestissimo punto di vista abbiamo al governo gente che difende tutto fuorché i diritti dei lavoratori italiani. Quindi non me la prendo con gli svizzeri, me la prendo con i politici italiani che non difendono i lavoratori italiani. Ecco Matteo, però se tutti è una catena tipo l'effetto domino, no? Si affaccia il tedesco sullo svizzero, lo svizzero sull'italiano, cioè quelli dell'Antartide, dove cazzo vanno? Danno un calcio in culo a un pinguino. Cosa lì fanno? Non penso abbiano grande rivalità. Non c'è rivalità. Le cooperative rosse in Antartide non sono ancora arrivate. Per la Madonna. Però non si sa mai. Ci sono però ancora i comunisti trinariciuti e quelli è pieno. Allora torniamo al referendum. Se vince Renzi, ha detto che non si dimette più. Non vi ha scaricato un po' la pistola, per usare una metafora che immagino ti piace? Non mi dire che il pistola è lui perché è troppo facile. Tu avevate quella motivazione lì, cioè Renzi, via Renzi, dice non mi dimetto, per cui... Non me ne vado, che facciamo?
Ma tanto ha detto che si dimette, che non si dimette, che si dimette, che non si dimette, che si dimette, che non si dimette. Questo è il gioco, la moneta sembra che il gioco della mezzanino. A parte gli scherzi, io voto no perché me la son letta, me la son riletta, è fatta male, è scritta male, incasina tutto, costa di più, renderà ancora più lento il processo, espropria i cittadini e i comuni di qualsiasi libertà di scelta. Non lo dice Salvini, che potrebbe essere l'ultimo degli scemi, ma la cosa che mi incuriosisce lo scrivono 54 costituzionalisti, la maggior parte dei quali di sinistra, se non di idee diverse dalle mie, quindi è fatta male. Tu l'hai letto l'articolo 70? Figurati, perché cioè, no. Cioè, tu dovresti musicare l'articolo 70 nuova edizione. Non andare via. L'articolo 70 nuova edizione, perché è uno spettacolo l'articolo 70. Chi attacca il no dice, chi attacca il no dice che siete divisi, che il fronte va da Casa Pound all'Associazione Partigiani, passando per Forza Italia, Lega Grillo, ANAS, AESCAT, Società Autostrade, il benzinaio Giampiero e i gestori AGIP. Cioè, com'è la situazione? Ma non è un voto politico partito, la Costituzione teoricamente è il tetto di casa nostra, e quindi se uno deve sistemare il tetto del brancaccio, secondo me non vale l'idea di Renzi che dice bisogna sistemarlo, faccio una sistemazione che non regge, però è meglio di niente. No, se lo cambi il tetto una volta ogni 70 anni, cambialo bene. Se quindi... possibile non facciamolo con i materiali usati ad Amatrice e in altri posti tempo fa, se possibile, almeno il tetto. E quindi se c'è tanta gente di idee diverse che ritiene che questa modifica sia una pessima modifica, secondo me è dimostrazione del fatto che è una pessima modifica. Cioè, in un babilonese tirano dentro anche lui. Dai. Ma sì, un Asciro. Quando si vota, cioè, chi è gay? Come c'è? Chi c'è? C'è, chiudiamo. Ma tu cosa voti alla fine? Io non voto, cioè io aspetto che vinca e poi mi schiero. L'ho sempre fatto tutta la vita e mi è andata per adesso, mi è andata di culo. Da giovane eri comunista. Quindi a te va bene che si salti i scilipotti, va bene. No, va bene. Ma io no, che salto i scilipotti, io poi dopo mi istruisco e vado a vivere a Lugano. Ti faccio fare il sottosegretario, dai. Ti ringrazio, allora dai. Dammi un cadere. Da giovane eri comunista, centri sociali, no. Sì, un po' sì, dai. Ma Maroni da giovane eri comunista. Cos'è? Ci sono due Salvini? Ci sono due Maroni? È sempre lui? No, questa volta questa è tua, la mia cazzata. E parto tuo questo. Sì. Senti, i due Maroni non si toccano. Ma no, al liceo. A volte sì. Chi al liceo non è di sinistra? No, mi hanno detto che tu avevi un po' di simpatia. No, ma al liceo dai, sei di sinistra, no, sei un sognatore, poi cominci a entrare nella vita reale e smetti di essere di sinistra. Pensi che ero quasi di pseudodestra perché io andavo dietro le ragazze con le calze con la riga dietro. A te piacevano quelle col pacciuli? E se dicevi che eri di destra te la davano? No, ah, non ho mai dato lo stesso. Appunto, è difficilissimo. Ho dovuto scegliere... Al liceo, se sei di sinistra, fai l'autogestione, dormi in palestra e qualcosa porti a casa. Ah, si faceva per quello alla fine. E vedi te, perché secondo te facevano l'autogestione perché avevamo a cuore i diritti dei popoli del mondo. Dai, vogliamo così. Applaudire Salvini nella coerenza che alla fine è sempre là che finisce il discorso. Allora, un'ultima opportunità prima di lasciarti il minuto. Approfittiamo di questa situazione di un pubblico chiediamo scusa. Ma io non lo vedo, tu li vedi, io non li vedo. Ma neanche tutto... se no se n'è già andata la metà. E... ascolta, chiediamo scusa alla Boldrini per quella storia della bambola di gomma. Dai, approfittiamo di questa cosa qua. Siamo qua solo tra noi. Dai. Quando dici Boldrini. Lo so, però sei una persona. Dai, cazzo. Dai, quando sento Boldrini. Bambola di gomma però era brutto, dai. È la negazione. L'ho capito, ma prova. Dell'obiettività. Guarda che guadagni 100 voti. Ma non mi interessa. 2000. Ma non mi interessa. Un miliardo di voti. Diventi presidente della Repubblica. Ma Padana, ovviamente. Cosa vinco? Quello che vuoi. Scusa semplice. La Boldrini mi sta qua. Lo so, ma la Boldrini mi sta qua. Per me è insopportabile. Va bene, posso dirti che per me sta. La Boldrini è insopportabile. Sì. Però per la cosa della bambola sì, scusi, è stato magari un'uscita non. Ma era del gruppo del liscio. Lo so. Non era mia la bambola. Ti pare che io vada in giro con le bambole gonfiabili adesso? Okay, peraltro di una bruttezza guardala, ingrandisci. Ti ho fatto una di una bruttezza incontenibile. Ecco, però c'era il gruppo, come se il maestro stasera tirasse fuori una bambola. Diciamo una cosa. La prossima volta non la tiro su, dai, la bambola. Non tiri sulla bambola. Le strizzo l'occhio. E non gli dici faccio un sorrisino. Non gli dici quella cosa lì alla Boldrini. Dai. Ma sai quante cattiverie mi ha detto la Boldrini a me? Povero io. Però non ti ha mai dato, dai. Povero io. Del bambolo. Del bambolotto di gomma. Peggio. Peggio? Peggio. Vabbè, dai, non è vero. Dai, vabbè, comunque non è qua fra noi. La Boldrini... Sai che non so cosa vota la Boldrini? Non lo sa neanche lei, per cui è un momento difficile. Non sa... Cosa vota la Boldrini, sì o no?
Lascia potrebbe fare. Drammaticamente votare no. Non le chiedi scusa, non te la senti chiedere scusa? Solo per la bambola. Se glielo faccio personalmente, non qua davanti per far la figura del fenomeno. Bravo, questa è una risposta, va bene. Allora, hai 30 secondi o quasi per fare un appello per il no, e puoi andare dopo a Linea Notte, a Sky TG24, alla Televendita dello Chef Tony. No, poi mangerei qualcosa, se non ti dà fastidio andrei anche a mangiare qualcosa, se possibile. Io sono qua per questo, ho fatto tutta questa scena per andare a cena dopo. Prego, via, facciamo partire il cronometro. Ho 30 secondi. John Cage. Senti che carisma. Avvisami quando ne mancano 5. 5 secondi. Sono stato zitto perché siccome mi hai presentato come un cretino, qualunque cosa dica io aiuto il sì, quindi sto zitto. Basta, finito. Grazie. Matteo Salvini. Grazie. Grazie per aver accettato di essere qua. Forza Inter. Mai, poi cantiamo Che sarà dedicato agli interisti. Lo so benissimo. Allora, Matteo, io ti ringrazio, questo lo tengo io. Grazie e un applauso per aver accettato di essere qua, il maglione lo prende. Allora, prima di arrivare alla seconda intervista,